Ciao raga, oggi faccio un tutorial come cambiare il filo dell'alzavalvola. Che se brio! Allora, intanto andiamo a prendere. Vieni qua. Andiamo a levare il fermacavo che abbiamo qua con le pinze. Aspetta. Aspetta, devo levare da parlare perché devo levare la musica perché sennò mi fanno copyright. Allora, si leva questo qui. Beh. Ecco, si leva il fermacavo, si spegne la musica. Copyright. Poi si va qui alla leva, si sgancia e tiriamo tutto il cavo piegato che ormai non fa più il suo dovere. Fischia, non era mia piegato di più. Ci fa la guerra, Cristia, ci fa. Gli occhiali nella Malossi. Andiamo a rimettere il cavo nuovo. Per rimettere il cavo nuovo, raga, usiamo un po' di grasso. A me mi tocca comprarlo perché sono magro. O fisicamente asciutto. Io sono fisicamente asciutto. E andiamo a rimettere un po' di grassi filo, lo facciamo ripassare nella guaina. Ora, chi è grasso di suo basta ci passa coditi, almeno si scioglie un po' di grasso. No, scherzo raga, meglio mangiare e essere mangiati. Fischia sto cavo, fischia brio. Ora siamo arrivati a battere e andiamo a vedere qua dove frega il cavetto con l'ausilio di un cacciavite. Non l'ho messo il cacciavite. Vieni, brio. Allora, prendiamo un cacciavite. Vieni. Eccolo qua il cacciavite. Guardalo. Vieni, brio, aiutami. Ah, maiala di fumà. Andiamo a passare il cavo. Eccolo lì, bastardo. Fischia, mi sei intrecciato. Vabbè, non è difficile, basta avere animo e pazienza, raga, e si fa tutto. Eccolo qua. E tiriamo il cavo. Poi lo andiamo a reinserire qui dentro. Lo passiamo qui dentro e tiriamo la guaina, o guaina come la chiamano su D-Max, la guaina. Una volta messo, lo rimettiamo nella sede della... Qui si parla di sì, qui ciao è più facile perché il cavo passa davanti. Davanti in do, davanti. Oh bucaiolo, tu mi tradisci. Tu dici vieni, invece tu pisci. Ecco, una volta messo, andiamo a mettere il fermacavo. Si chiama fermacavo perché c'è una vitina che stringe. Allora, chi compra il fermacavo, raga, dentro c'è una rondellina. State attenti che deve andare sotto la vite, perché se no la vite schiaccia il cavo. D'accordo? Qui l'è rimasta dentro, ma io raga gli vo un culo perché la batto e la faccio scorrere sotto. Mettiamo il fermacavo, lo passiamo dentro, si vede dentro qui, teniamo un po' a tirare e lo andiamo a strizzare con le pinze. Lo teniamo un po' a tirare. E lo strizziamo.
Allora, prima di stizzarlo forte, io vi consiglio di provare per vedere. Perfetto, lo possiamo strizzare forte ora. Strizzare come? Forte, con l'ausilio di una pinza, un pappagallino, oppure chi vuole una chiavina di 5, di 5, di 6, dipende da com'è il fermacavo. Con questo è sempre bene o male di 5. Strizziamo e il gioco è fatto. Ora cosa ci rimane da fare? Che ci rimane? Tagliare il filo. Ci rimane da tagliare il filo, brava, anche la camera, ma ormai ha imparato.